Raghi, io e Roby siamo al centro adozioni un'altra volta. Ci hanno lasciato proprio qui, Roby. Come ti senti? Mi sento ci hanno abbandonato. I nostri genitori ci hanno abbandonato. Chissà se riusciremo a trovare dei nuovi genitori. Beh, io sono più bella di te. Oh, ma cosa fai più bella di me? Wow, Jenny, però è super colorato. Lui è il tizio del centro, prendi... Rubagli le monete. Prendi i soldi. Bentornati, bambini. Al mio centro adozioni vi è mancato? No. Che mi dispiace che la tua ultima famiglia non abbia funzionato, ma ti troveremo una nuova famiglia. Mi hanno abbandonato, Jenny. È colpa tua, che cosa hai fatto ai genitori? Non ho fatto niente. Semmai è colpa tua, scusami. No, è colpa tua, ne siamo tutti seguiti. Cioè, guarda che faccia la criminale. Abbiamo un nuovo centro adozioni, vieni ad esplorarlo. Vediamo, l'hanno ristrutturato, vieni. Wow. Ci sono soldi da rubare da tutte le parti. Jenny, sarò la regina di questo centro adozioni e tu sarai la mia serva. Non vedi che sono sopra il mio trono? Spostati. Oh, io ho la corona, sono io la regina qui, spostati. Sono io la regina, spostati. Oh mio Dio. Ma di già, ma queste ristrutturazioni non hanno funzionato, è sparita la luce. Che sta succedendo? Oddio. Jenny, siamo per entrati e c'è un countdown alla TV. Cosa sta succedendo? Andiamo a vedere. Ciao, oh, mamma, sono in TV. Aspetti, okay. Non è vero. Guarda, c'è un gatto ciccione. Stammi vicino così. Per non avere paura. Così esatto. Se devono prendere qualcuno, prendono prima te. Jenny, smetti, spostati dalla televisione. Sto provando, ok? Spostati dalla televisione. Oddio. Spostati. Aspetti. Bro, emergenza. Oddio. Ora gli do un pugno a queste noob. Oh, okay. Ma quello, ma li vedi? Ci sono degli... Oh, sì, vedo un culo. Comunque, dei bambini sono stati rapiti. Perché non rapiscono anche quella che salta? E sono stati catturati. Mamma mia, il mastro dell'ultima volta, te lo ricordi? Oddio. Certo, lo ricordo. E dice che è ancora libero e nessuno è riuscito ad acchiapparlo. Se lo vedete, chiamate la polizia. Oddio. Prendete queste bambine, prendetele, portatele via, per favore. Ti prego, prendi il coso in mano. Perché ho paurissima. Ok, l'ho preso. Ma adesso che cosa dovremmo fare? Scusami. Oh, cioè, sono sicura che sia falso, ragazzi. Ci sono molte notizie false. Ma guarda, a me non sembrava tanto falso. Tu sei falso, Chain. Tu sei falso. Sei falso, ecco, Chain. Sei falso, Chain. Guardate il lato positivo. I genitori saranno qui presto. Mi stanno adottando. Oddio. Bello. Sì, ci stanno adottando. Oh, ma guarda che macchina hanno. Dei poracci proprio. In realtà sembra una limousine gialla. Non mi sembra una limousine, a me sembra un catorcio giallo. Sono qui, no. Dai, veloci ragazzi. Pronti a essere adottati. Spostatevi, bambine del cavolo. Vado. Sono io meglio. Ah no, devo tornare a letto. A letto. Aspetta, chi è? Ah, il mio letto è qui. Qui. Oh. Ok, a posto, ci sono. Ma perché ho la copertina rosa? Rosa? Il mio è bianco, non ho capito. Io la voglio bianca, non ho capito. Ehi, stiamo cercando di adottare alcuni bambini. Alcuni? Come, non tutti? Beh, sei venuto nel posto giusto. Abbiamo un sacco di bambini fantastici qui che aspettano di essere adottati. Guardatemi. Guarda. Guarda. Sto mostrando la mia parte migliore, il mio lato B. Perché io sono di spalle? Oh, mamma, guarda di sedere. Mamma, guardaci. Guardalo qui. Qui, girati. Non vogliamo separare tutti i bambini, quindi adotteremo tutti. Oh, vai, grazie, mamma. Colpo. Sarà un casino, 25 figli. Veramente, ok. Hai ragione, andiamo nella macchina. Sicuri che ci stiamo in quella macchinina? Non lo io so, prendo il posto davanti. No, sono oddio. Prima di te. Spostati noob. Peloso. Oggi ce l'ho con i noob. Non io, lo so io. Perché basta. Vai, andiamo, Jenny. Siamo noi, mamma e papà. Ma questa è una villa miliardaria, eccoti. Ma perché ci sei tu e non io? Scusa. Perché sono sempre di sedere. Bentornati a casa. Come bentornati? Non ci siamo mai stati. Infatti. Ciao, ci sono anch'io. Ciao. Come va? Ciao ragazzi. No. Ciao mamma. Abbracciatemi. Ma no. Prima incontriamo Max. No, ciao bello. Max. Ehi Max. Max. Cosa come sta camminiamo? Succedendo? Max, ciao. Ah, più persone. Sta scherzando. Ora esplorate la nuova casa e organizzate una caccia al tesoro. Max non è molto felice. Ma rubiamogli tutti i soldi. Rubiamo i soldi a Max, così sarà ancora più triste di quello che è. Mi raccomando, prendi le caramelle a terra, secondo me servono. Oh, una caramella l'ho trovata. Oh, qualcuno ha trovato, uno dei nostri fratelli, la porta per il seminterrato. Ma i nostri genitori hanno messo le caramelle in terra? Secondo me ci odiano. Comunque io le ho trovate già tre, ragazzi, sono ricca.
Sono la figlia preferita ufficialmente. Non è vero, ma chi l'ha deciso, scusami? Io, quante caramelle hai trovato? 3. Appunto, non ho abbastanza per essere la figlia preferita. Ma non funziona così. Io ne ho trovate 4. Wow! Questa è la camera da letto. Abbiamo una postazione gaming migliore di quella che ho. Ma che dici? Ma neanche io ho 3 schermi, ma scusami. E questo? Oh, chi è lui? Ma scusa, ma escono figli da ogni buco in questa volta. No, no, è il vicino di casa. Ma ah, e vive qua? Non lo so, è venuto siamo a salutarti. Siamo stati adottati. È fantastico. Io e Max siamo molto amici e potremmo usare voi per giocare. Okay. Ma aspetta, in che senso? Ci vogliono picchiare? È un piacere conoscerti. Usciremo presto. Bambini, andate a letto. Posso andare a giocare tardi con Jerry, che ha 20 anni domani. Ok. Jerry non è molto affidabile. No, non lo so, Jerry mi sembra posso un po' troppo grande. Posso dormire qui? Non voglio il letto rosa, voglio il letto celeste. Jerry, dormi con me. Come ti permetti? Che stai di sopra? Ah, va bene. Oh, sto cadendo. No, perché ti sei addormentato in quello celeste? No, ma scusa, senti. Che succede? È notte. Ah? Non mi piace questa cosa. Perché chi sta bussando? Jerry, ma che cazzo ci fai a quest'ora? Jerry! Sta andando a casa tua. Ma scusa, io te l'ho detto che Jerry, per avere 20 anni e voler giocare con i bambini, non è una persona affidabile. Jerry? Oh mio Dio. Che è successo? Ho paura di Jerry. Sono solo io, no, Jerry. No. Apri la porta, ma la porta è già aperta. È già aperta. Sono le 3 del mattino, cosa ci fai qui, Jerry? Ragazzi, io dico di uscire di nascosto e esplorare il nuovo quartiere. Jerry, una ma chi sei? Ma io, perché? Io dico di restare a casa. Cioè, esci con Jerry. Ma sei pazza? No, ragazzi, sono l'unica che ha votato di restare a casa. Ma sì, io sono con i pazzi. Vabbè, ormai. Non fate rumore. E non mettetevi nei gradini rumorosi delle scale, ok? Oddio. Schiacciamo proprio quelli. Oh, no. Ma guarda tu cosa devo fare io per colpa nostra. Se andiamo nella parte rossa fa rumore, si svegliano i nostri genitori e saremo in punizione per sempre. Anzi, torniamo al centro adozioni. Ok, chiaro. Oh, mia, non voglio tornare nel centro adozioni. Questa casa sembra ricchissima. Ci sono un sacco di monetine da prendere ogni volta. È ricca, ma stai attenta. Muori se finisci in quei era morto. Oh, muori, biondina, muori, biondina. È morta. Ma poverina, ma è la tua sorella. Ma è quella che mi ha messo il culetto in faccia 30.000 volte mentre guardavo la televisione. Noi siamo ancora vivi. Siamo gli unici fratelli. Ah, non ne abbiamo altre 2. Dai, ragazze, ce la voglio fare. Oh mio Dio, l'ho vista morta. Sono morta, non ci credo. Aspetta, ma è brutto che siamo rimasti solo noi 2. Jerry, sarà meglio che ne valga la pena, Jerry. Infatti abbiamo perso 10 fratelli. 10 in una notte, Jenny. Vogliamo il punto di ritrovo segreto. Attenti alle macchine che passano. Attenti alle macchine che passano, Jenny. Oddio. Oh mio Dio, stai attenta. Ho una paura incredibile. Oh mio Dio, attenta. Attenta. Oh mio Dio. Ma Jerry è un pazzo. Ma Jerry non ha paura di niente nella sua vita. Jerry non gliene frega niente. Ma guarda, si fa schifo. Sì. Io cammino il marciapiede, scusatemi. Qui c'è l'ospedale, so dove portarti. Sono l'unica che sa camminare decentemente. Ok, va bene. Wow, ma sembra un posto davvero bello. Da soli con uno con questo tipo non mi sembra bello. Wow, ma è costruito in un punto siamo stranissimo. In una scogliera. È davvero accogliente qui, che dolce. Ah, non saprei. No, guarda, io non l'ho detto. Qui è dove io e Max usciamo tutto il tempo. E dov'è Max? Perché ci sei solo tu? Scusami. Ti dirò una voce una storia spaventosa che gira sul mostro della rimessa. Che cosa vuol dire? Ma perché c'è proprio qui? Dicono che ci sia una rimessa sotto questa scogliera dove escono solo i bambini più spaventosi. Dicono che un mostro striscia intorno alla rimessa cercando di mangiare chiunque entri. E noi perché esattamente siamo perché qui? Perché noi ci siamo andati? Non ho capito, siamo quelli cretini della storia. Ho paura, forse dovremmo tornare indietro. Infatti andiamo. Ok, va bene. Ti porterò a casa come dei gatti spaventati, andiamo. Oh, meno male. Per favore, Jerry, andiamo. Però ho sentito un rumore. Jerry! Jerry, maledetto! Cammina! Maledetto con tutta la famiglia! Ro, sono viva. Non lo so, il paradiso. Dove sei, Jerry, maledetto? Oh no, siamo Jerry, mannaggia a te, Jerry del cavolo. Jerry? Cosa tocchi, Jerry? Facendo? Sposta le tue sporche mani. Che schifo. Che è successo? Oddio, il ponte si è rotto, siamo caduti nella rimessa. Il cancello è chiuso, siamo bloccati. Siamo caduti nel porto, praticamente. Eh sì. Wow, è questo porto di ma perché ci sono dei bulli?
Ma perché i bulli sono ovunque? Oh, anche nei porti! Sono dei bulli sfigati, hanno degli occhiali. Veramente. Bene, bene. Guarda, guarda chi abbiamo qui. Carne fresca. Oddio, Ro, sai che cosa dobbiamo fare, giusto? Devi uscire la mazza. Dobbiamo con la baccia. Dobbiamo uscire allo stesso momento. Vai. Questo è il nostro punto di ritrovo. Prendi quei ragazzi. Intanto ragazze, intanto. Infatti, signorini. Ro, picchiali, mira la faccia. La faccia alle parti basse. No, ok. Oddio. Prendilo. Picchialo. Mamma mia. Ok. Spiegato del cavolo. Che bulli. Siamo noi i bulli qua nella storia. Ti facciamo vedere noi altro che bulli. Ma che bulli del cavolo siete? Prendilo. Ma attenta, Jenny, ti sei fatto dare un cazzoppone. Però gli ho dato 5. Schifoso. Perché mi sta saltando sulla testa? Puoi morire, per favore. Ah, grazie. Ok, morto. Oh, di bulli, ma non hai fatto niente per proteggerci. Jerry, avrei 40 anni e non ho mosso un dito. Guardami, i bulli. Oh, vi stanno picchiando bene, io guarderò. Oh, cacchio, è iniziato pure a piovere. Non abbiamo altra scelta che entrare in quella roba. Cioè, almeno ci riparerà un po' della pioggia, insomma. Guarda, c'è una stanza di controllo, ma è chiusa. Non possiamo romperla, infatti. Ha detto di trovare un martello, Jerry. Jerry, finalmente una cosa utile. Veramente, Jerry. Ho trovato il martello! Ma sei stata troppo veloce a trovare il martello. Vai, Jerry! Vai, spacca! Jerry! Questo è vandalismo, comunque, ragazzi. Non fatelo. Fosse più esplosivo il corpo, sinceramente. Wow. Scusate, schiacciamoli tutti. Ma esattamente, no, smetti, è una stanza di controllo di che cosa? Penso per la gru delle navi, sai, quelle che prendono i container, li portano via. I container sono a sinistra, se li guardi. Ok, dobbiamo schiacciare per trovare l'interruttore del cancello. Qualcosa mi dice che è questa leva in alto. No, tutti. Cos'è questo, lo premiamo? Premi il bottone. Premiamo tutti i bottoni. Lo premiamo, ora lo trovi. Tutti. Dovevamo schiacciarlo, lo sapevo io. Stupidi, vi siete intrappolati. Il mostro della rimessa è reale, ora sarai mio per sempre. Prendi Jerry, ti prego. Prendi quello schifoso di Jerry. Jerry, possiamo uscire da qui? Non possiamo uscire da lì, sei in trappola, Rosa, stai lì. Corri, continua a correre. Lo distraggo io, che sono più veloce. In realtà è abbastanza lento, poco allenato questo mostro della rimessa. Però, cioè, si deve rimettere un poco, sì. Wow. Oh, guarda, un po' scemo pure. T'a posto? Signore, posso dargli qualcosa? Oddio! Sono spaventata. Jerry si è mosso, non ci credo. Oh mio Dio, ha fatto qualcosa! Cosa sto facendo? Vai, Jerry! Cosa, Jerry, cacchio! Il pulsante! Sì, anch'io l'avrei fatto. Era l'unica soluzione, secondo me. Ho aperto il cancello! Esci! Oh mio Dio, una cosa giusta che ha fatto Jerry in questa sua vita! Apri! Sta passando... Oh, quello è il nostro fratello! Come si chiama? Emo! Dovrà ammazzare. Si chiamava Max. Massimo! Salta sul mio Kyberman, sei una macchina! Andiamo da Max Massimo! Dobbiamo rimanere nel seminterrato in modo che i nostri genitori non ci sentano. Come hanno fatto a non sentirci? Scusa, ma è da tre ore che era quel mostro? Era il mostro della... Vabbè, lo sappiamo. Ho un segreto, ci deve dire qualcosa. Oh, una stanza segreta! Ha cliccato! Wow, una stanza top secret! Beh, si vede che è ricco il nostro fratello. Andiamo nella stanza. Entra. Ma che stanza segreta? Questa è direttamente tutta una montagna! Ma c'era bisogno di fare tutto questo casino per la stanza. Ho aggiunto un hobby per essere sicuro che gli intrusi non entrino. C'è ragione. Massimo! Al paese, al paese. Salta giù per il buco alla fine dell'hobby, ti incontrerò lì. E lì com'è passato? Scusa, ma me lo spieghi? Vabbè, troppo bravo. Attento che quello va nella lava. Oh mio Dio, quasi Jenny. Andiamo, Jenny! Dove stai andando? Ok, ho preso le monetine, ci sono! Andiamo! Wow, è il laboratorio. È un laboratorio, sì, mi sembrava un SCP. E adesso che facciamo? Siamo bloccati letteralmente in una stanza. Infatti, secondo me era, non lo so, una trappola. Perché c'è il fumo che... Oh mio Dio! Oh no! Nostro fratello ci vuole morte! Ro, svegliati! Svegliati! Che succede? Siamo in delle celle, siamo intrappolati in delle celle! Oh mio Dio! Quindi... E c'è una cosa al centro, lì, con delle catene... Penso di aver capito che cosa vuole fare di noi, no? Jerry è scomparso. Cosa sta succedendo? Oh no! Ho capito!
capito? Il nostro fratello non era un emo, era cattivo. Vedi che gli emo sono sempre cattivi. No, scherzo. Siete tutti, ci siamo in due. Vabbè, tutti. Dov'è Jerry? Perché siamo qui? Perché urli? Jerry, brutto schifoso. State cercando me, sciocchi? Siete tutti così facilmente ingannabili. Due struzzi. Avete pianificato di intrappolarci? Ma Jerry, ci avevi salvato il ponte. Era tutto falso, tutta una specie di recita. Avete preso i miei genitori e avete pensato di prendere il mio migliore amico. Ma chi ha preso niente? È venuto lui in camera nostra. Un culo mentale, penso. È ora di combattere, Roy, aiutami. Ma tienitelo il migliore amico, io non lo sopporto, Jerry. È diventato un gigante. Oh mio Dio, che facciamo? Che facciamo? Evitale! Corri, fai qualcosa, non lo so! Oh mio Dio! È la cosa più difficile che abbia mai visto! Arro, forse ho capito, ci sono queste cose qui! Picchiale! Non ho capito come possiamo picchiarle! No! No, salta qua! Oddio, corri! Ma quanto sono state brave, oh mio Dio. Oh mio Dio. Aspetta che il boss sia a terra prima di attaccare le catene, ok? Ora, forse. No. Sì, attacca! Sì. Vai. Picchia! Ma stiamo attaccando le catene, perché non funziona? Ok, vai, brava, così. No, non si rompe. Ok, una si è rotta. Oddio. Si è rotta. Anche l'altra. No, cacchio, corri, ragazzi, è difficilissimo. Salta. Oh, questa Dio. Cosa è sempre così ansiogena. Ok, oddio mia. Tua Massimo. Vai. Anche l'altra, veloce. Velocissima. No, maledizione, c'eravamo quasi uno sputo di vita. Aiuto. Oh mio Dio. Oh cacchio, ro. Ci siamo, è il momento giusto. Veloce, togliamo subito la testa. Perfetto. Andiamo all'altra. Ok, vai veloce. Spaccala. Ti prego, prima che ritorni in piedi. Sì. Ce l'abbiamo fatta. No. Muori nella lava. Adesso tocca a Jerry. No, perché anche Jerry? Ah, sì. Perché Jerry? Com'è che Jerry? Ci hai traditi. Vittore, Jerry. E adesso? Jerry è ancora vivo. Quello che hai fatto non è per niente figo. Non possiamo più essere amici. Ecco. Tiraci fuori di qui e la nostra amicizia è finita. Ok. Ecco, Jerry schifoso.